Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Siete lontanissimi! Ma che da Roma è venuto? Sì. Oh, ne abbiamo uno! Ma è mio padre. Volevo fare un saluto a tutti i moderatori di Joe e a tutti i moderatori di Twitch, perché capisco il lavoro che c'è dietro e sopportare uno streamer come loro. Vero. Bello. Complimenti a tutti i moderatori. Vero, vero. No, bravo, è vero. Ivi. I moderatori sono quelle persone che ci dimentichiamo sempre di ringraziare. Sono quelle persone che poi arriva a fine mese che ti dicono: dai bro, dammi qualcosina di soldi, sto cercando di moderare la chat. Ma i miei non lo fanno. Zio, mai pagato un moderatore e non si paga. Ah, ok. No, beh, questo è un brutto messaggio, però. Ma questa era una scaletta? Aspettate, vediamo se parte ancora l'applauso. Per le scarpe dell'applauso. Dov'è? Sei tu il bro? Minchia, Delu, sei un bastardo, fuori. Delu, non si fa. Fuori. Karen, non so se dirlo. Non lo dire. Secondo me dovresti chillare. Che lo scherzo va bene, ci sto. Ma avete un po' esagerato. Karen, però. Ma guarda Diego Nasca dietro la Delu. E che cazzo me ne frega? Poi c'è Gilbert. Grazie Tizia, grazie mille. Ma ti pare? Ciao, eppure Gilbert. Levatelo dal cazzo, per favore, madonna di Dio. Ma ce la fate? È più sopra e mi resta scritto di tutti. Ma chill mi dite pure a me, ma chill a me me lo dite. Va bene Karen, dai. Vabbè, scusa, non volevamo ovviamente creare questa situazione. Sembrava una situazione dove tu, non lo so, avessi il controllo. Sì, esatto. Sì e no. Abbiamo sbagliato la percezione. Vabbè, chiediamo scusa se abbiamo... Non era nostra intenzione. Non lo era. Ma hai appena fatto il discorso contrario, razza di imbecille. No, Karen ha ragione. Ma Grimbaldo non si è fidanzato con nessuno di famoso. Sì, scusa. Grimbaldo non ha avuto bisogno di nessuna relazione. Ma neanch'io, amore, neanch'io, non ti preoccupare. Tanto non mi chiamare amore perché sono occupato. Per carità, scusa, veramente. Ma dove sei? Scusa, ritiro. Dove sei? Siete all'accento. Di dove sei, Letizia? Taranto. Poi Letizia. Bubi! Di Taranto. Oh, okay. Mi sembra di Taranto. Dai. Vedi che ci state basta, state Karen. Perculando. Mi state facendo una gag. Perché? Ovvio che tu sta perculando. Non era palese. Ragazzi, ma ce la fate? Ma si incazza. No, mi incazzo per davvero, perché lo scherzo va bene, ci sto. Ma avete un po' esagerato. Karen, però. Ma guarda Diego Nasca dietro la Delu. Che cazzo me ne... Alla vicenda. No, frate, no, quella roba no. No. Cavolo, dici che puzzano le tue? No, non perché puzzano, ma mi fa schifo. Ah, ok. Vabbè, dopo in doccia avremo il nostro momento, nessun problema. E com'è che funzionava quella roba lì del... È vero, Coco. Dai, andate a fanculo. Aspetta, dai, ciao. Karen... Ma è vero, cioè... Sei un idiota. Sei un idiota, è la verità, vuoi che gli mento davanti alla faccia? Porco Dio, cioè, per me se sei più interessata a cosa passa piuttosto a ciò che sei o cosa siamo, cioè è grave Simone. Secondo me sì, lo so, cioè... Io non riesco a mentire, Dio, lo sai come sono. Domani sei Grimbo, cioè, dai. Vabbè, senti, non è che... Abbiamo una possibilità, Joe. Oh, questo siamo d'accordo. Finalmente siamo tutti d'accordo su qualcosa, oh. Gli succhiero il cazzo, va bene. Magari... Vabbè, devi metterla giù meglio. Questo volete e questo farò. Sessualizzano. Io ho già messo una donna sessualizzata. Sono una donna indipendente. Perché mi sessualizzano? Queste donne non possono proprio lavorare. Sessualizzate è un'altra cosa, signore e signori. Ah, scusami. Comunque devo dire una cosa da Terrone. Non lo so, immagino ancora sarà in live, tipo triggeratissima, staccherà la live. Ho capito, ma cioè, veramente mi devo sentire una merda perché cioè, stavamo scherzando e dal nulla decidi che non ti va più bene. Cioè, che cosa vuol dire? Sì, effettivamente, secondo me è colpa di Nezak. Cioè, Nezak stava mi wingando. È vero. ho fatto un edit io nel mentre. In che senso ho fatto un edit? Ho fatto un edit. Le mie live sono conosciute per gli edit. Non è quello, non è che dovete seguire i miei ordini e dire no, ok, allora subito fuori questo idiota. No.
Ma neanche far fare a me la figura di quella che si sta incazzando. Oh mio Dio, no, ma stai calma, ma non fare così. Io ho tutto il diritto di incazzarmi se questo da un quarto d'ora mi rompe i coglioni. No che mi addossate a me il fatto di sembrare isterica. Oh, ma nessuno. Quindi adesso io vi lascio fare. E adesso io vi faccio fare la vostra live. Ma nessuno ci sono, nessuno è stato isterica. C'è il treno cappadorato? No. Giuseppe Chirico. Scendi. Spero che insomma ci vedremo presto. Un bacio grande. Finito, ragazzi. Sì, lì ero anch'io al gioco, ma poi quando mi girano i coglioni vi dico di buttarlo fuori e mi dite dai ma non fare così. Oh, ma mi dovete rompere il cazzo se mi incazzo su uno che mi offende da mezz'ora? Ce la fate, ragazzi? Minchia, Delu, sei un bastardo, fuori. Delu, non si fa. Fuori. Molto dolce, perché guardalo. Ma tipo delle cose porche che dice durante il sesso, ce ne puoi dire qualcuna? Simone! Il culo che hai, quanto mi piace, Simone. E poi, cos'altro? A parte che io a un certo punto ti ho soffocato, quindi non so se proprio... Simone! Simone! Sì, ma anche a lui è piaciuto. Abbiamo scoperto dei fetici assieme quella notte lì, perché poi sono molto... Ma ti pare? Eppure Gilberto anche delle lunghe. Elevatelo dal cazzo, per favore, Madonna di Dio. Ma ce la fate? È più sopra e mi piace scrivere di tutti. Ma chill, mi dite pure a me! Ma chill a me, me lo dite! Chill. Progetta, mentality. No, ma ragazzi, ma cioè, ma nel momento in cui uno si concentra per mezz'ora a flammarmi e voi, vabbè, ve la ridacchiate, ci sta, perché fin lì ero anch'io al gioco, ma poi quando... No, mi non farlo parlare con la merda, là, no! No, come... ma con che giubbotto voi? Come spendi i 95.000 euro che guadagni ogni mese? Cosa ha detto? 95.000 euro al mese guadagno? Va bene. 95.000 euro. 95.000 euro al mese. Come li spendi? Come li spendo 95.000 euro al mese? Per il Greenbow Show, ragazzi. Siamo solo quando ho raggiunto la cima. Boom baby bye, boom baby bye, boom baby. Ho aspettato sto tempo più che mai. Prenditi qualcosa solo se poi ci tieni. Finita la storia, è sempre uguale. Boom baby bye. Zennaft, su cosa? That's? Posso permettermi? No, Dezzanna l'ho vista comunque nei suoi intrallazzi. Tra l'altro, con una persona che tuttora è in chat. Io esco dal Greenbow Show, vedo Dezzanna, la saluto, passa Ivi, uno dei top donatori di questa chat, e dico, Dez, dove vai? Ah, ma sto andando un po' in giro con Ivi. Dez? E Ivi, ma ovviamente, Ivi così, cazzo di marmo, così, portando io. E ha detto, bocca al lupo, ragazzi, bocca al lupo. E se la ride, Ivi, se la ride. In quel momento non stava ridendo molto, in quel momento c'erano delle parti del suo corpo che abbozzavano una risata sotto forma di altri effetti fisiologici. Grazie, sono Miri, grazie Tom, grazie per i 3 mesi, grazie mille, Off Team, grazie per i 7, gentilissimo, bro.